Domenica per la Pace a Palermo. Le comunità cattoliche dell'intero quartiere Oreto Stazione hanno sfilato stamattina nel cuore della città, inneggiando contro il muro dell'egoismo. Le chiese di Sant'Agata, San Basilio, San Nicola alla Calza hanno organizzato anche quest'anno l'incontro interparrocchiale per giungere dopo il corteo nella splendida chiesa di San Giuseppe dei Teatini per partecipare alla messa. Slogan, disegni, palloncini, la parola pace scritta in tutte le lingue tra le navate hanno fatto da cornice e dopo la liturgia domenicale il folto gruppo delle azioni cattoliche si è spostato in piazza Pretoria. Ogni anno la chiesa dedica il mese di gennaio al mese della pace. Noi come gruppo di azione cattolica facciamo una pausa dalla catechesi per dedicarci a parlare di questa pace. Che cosa è la pace? La pace io penso che deve nascere dal cuore dell'uomo. Se l'uomo non cambia dal cuore non possiamo avere la pace. La pace è volersi bene, stare tutti insieme, fare festa col Signore, andare a messa la domenica. Che non ci sia più la guerra e che tutti siano insieme. E per Palermo che cosa ti auguri? Che non ci sia più la mafia. Con il lancio dei palloncini e la simbolica liberazione delle colombe si è conclusa la giornata di pace dell'antico quartiere palermitano Oreto Stazione.